per la serie Tutto in Famiglia, oggi pomeriggio da Sgandamigi, qui con noi la Federica Panicucci e abbiamo suonato la canzone di Mario. Cioè, è tutto così, se i vostri figli hanno fatto qualcosa, mandate che noi non so. Quanti anni hanno le creature? 6 e 7 e mezzo. Che belli. Ma già sono, cantano, ballano. Ma per quanto tempo avranno 6 e 7 e mezzo? No, è scherzo. Perché io ho sempre 29 anni, no, questa lo devo. C'era questa leggenda. No, perché noi abbiamo fatto questa battuta sul fatto che tu ogni anno compi gli anni e fai sempre 29 anni. Ma però io ti voglio dire che tu veramente dimostri solo 29 anni. Ma non è vero, non dire perché sei bella, Federica. Grazie, Alberto. Guarda, io ti ringrazio, torno anche domani. Torna no, quando domani no. Allora, ti volevo fare una domanda su Fan My Talent. Sì. Che giustamente Fabio poco fa ha sintetizzato in una. Si può fare questo paragone? Certo, le pagine gialle dello spettacolo. Le pagine gialle. Sì, assolutamente. Poi sai, questo è un periodo anche strano, è per il lavoro, quindi. Ma insomma, la domanda è, no? Se io sono un mago di Siracusa e mi voglio iscrivere a Fan My Talent, no? Devo avere delle referenze particolari, cioè il portale si assume la responsabilità della qualità? Sì, assolutamente sì. Cioè, se io sono un cialtrone, tu rispondi. Se sei un cialtrone, noi non ti pubblichiamo. Tu metti le tue foto, il link al tuo video, dopodiché noi li visioniamo. Ci sono tante persone che visionano il materiale. Ah, quindi devo mandare un video per fare vedere quello che in realtà fare. Non lo mandano, non lo carichiamo noi, però ti linki con YouTube o comunque con la piattaforma che tu vuoi, che preferisci. Perfetto. Per cui noi visioniamo il materiale, chiaramente. Okay. Perché non possiamo mandarlo online senza averlo controllato. Okay. Dopodiché sei idoneo, allora lo possiamo mettere online. Tu non potrai mai essere. Però io ho un'amica che fa un numero con uno struzzo. Cioè. Non voglio sapere che numero. No, grazie. Anche perché è lo struzzo, voglio dire. Però io credo che in un momento così avere una vetrina online sia, quantanto non ti toglie nulla, al massimo ti dà qualcosa. Brava Federica, mi sembra un'ottima iniziativa. Per cui tu immagina, tu hai detto prima il mago di Siracusa, però è vero, magari c'è un bravissimo imitatore che abita là e non sa come mostrarsi, invece lì tu digiti, no? Imitatore e ti escono tutti quelli della stessa categoria, te li guardi. È sempre il mago di Siracusa, comunque ti esce sempre. Chi è il mago di Siracusa? Adesso è un suo amico. Voglio un mago di Siracusa. Io volevo salutare comunque il mago di Siracusa che ci sta ascoltando. Scusate, se c'è un mago di Siracusa, si iscriva per favore. Bene, ecco, io ho notato che le cose sono cambiate perché Fargetta è. Non ha ancora chiamato. Allora, una volta era più terrone. Una volta era più terrone, avrebbe telefonato. Ero in macchina e mi ha detto: stai andando in radio? Sì. Oh, chiamami, mi raccomando. Ah, noi dobbiamo chiamare. Certo, è la che aspetta. È ovvio. Facendo qualche verso dei suoi. Godo perché c'è la Federica Panicuccia qui con noi. La Panicouch. Senta dire godo che c'è Mario un attimo. Ma lo faccio apposta. Aspettando Godo. Stavo leggendo un sms che mi è piaciuto un sacco, posso dirlo? Prego. Esistono solo due donne che chiamano il marito per cognome, la Panicucci e la moglie del commissario Corriere. Cosa Sì, vabbè, ma io nel privato poi non è che lo chiamo Fargetta. Già farlo, chiamo. Già farlo. Ho detto questa cosa. Eccolo! Inga, il terrone è già arrivato, Allora. Ragazzi, state attenti, con quella signora lì, Sai che Mario, mi chiedevo come mai non avevi ancora chiamato dopo mezz'ora di diretta di tua moglie alla radio, in mezzo a tutti questi uomini, hai capito? Perché aspettavo il momento giusto, amico mio. Conosci i tempi radiofonici, vecchio volpone? Come stai, Mario? Io sto bene, sempre al lavoro. E mia moglie come sta? Voglio sapere come sta lei. Bene. Eccomi, sto bene, guarda, mi coccolano, mi hanno offerto il caffè. Uno gli ha massaggiato i piedi. Ma non sono molto gentili, guarda, credimi, erano anni che non tornava Radio DJ, ma marito, ti devo dire che proprio, carini, carini. Sì, perché negli ultimi anni ha sempre sbagliato portone, andavi in un'altra radio. ma sono errori che si possono commettere. Musica, vuoi ballare? Questo è il tempo delle mele. Poi rimetti. Federica, tu lo sai che noi dobbiamo tanto ad Albertino. Dobbiamo tanto. È stato uno dei primi a sapere. No, e soprattutto se non fosse stato per lui non ci saremmo mai conosciuti. No, sì, perché torniamo indietro, correva l'anno 1993. Raccontate. All'epoca io presentavo il Festival Bar e Smile su Italia 1. Un giorno Albertino venne in diretta al pomeriggio di Italia 1 e mi disse: ehi, Federica,
Vuoi venire a lavorare a Radio DJ? Sì. E io risposi, io? Ma io non sono capace. Non ti preoccupare, secondo me ce la puoi fare. Ti imparo io. Sì, ma com'è che hai messo insieme i due? No, hanno fatto tutto loro. No, quindi c'è una passione per le persone che non sono capaci. Stavolta è toccata a noi. Grazie, sei molto carino. Come ti chiami? Fabio. Bene. Hai fatto la spesa? Perché queste sono le cose che vogliamo sentirvi Mario, dire. Mario, no, ma l'idraulico per lo scarico del water, quando viene? Devo ancora chiamare. Cosa mangiate? Piombo! Cosa mangiate stasera? Ci state ascoltando la telefonata? No, alcuni mesi fa, qualche settimana fa, sono stato a cena a casa Fargetta Panicucci, mi ha fatto una cena. Ah, sei tu che hai intasato il water allora, eh? Cucinato io. Cosa ti ho fatto? Lasagne? No. Buonissimo. Cosa fa? Non mi ricordo. Non mi ricordo neanche io, ma era buonissimo, era tutto bello. Sembrava di stare proprio. Quindi, adesso, Alberto, adesso la rifacciamo, la rifacciamo adesso. No, ma. No, dillo che non sei ironico, perché sembravi. Non sono per niente ironico. Ah, ecco. È stato bellissimo. La vostra è una delle poche famiglie italiane nelle quali l'idraulico viene quando c'è il marito. È parso di capire. È meno male. Vai tu a prendere i bambini. Perché vado io qua. Alle 4:20, tutto a posto. Perfetto, okay. Allora c'è il tempo per vestirti da idraulico. Alberto, comunque noi abbiamo ancora due cene da fare. Una ne facciamo un'altra a casa nostra e l'altra la dobbiamo fare ancora quella famosa. Che quella uscire. Dei cretini, che è più bella. Dei cretini, sì, okay. Questa non la sapevo. Dopo ti dico. Ma mi hai invitato a cena? Bastardo. E quella volta che hai detto che andava a giocare a pallone. A proposito, mi ha detto di te che giochi a pallone, ma ha detto forte. Che ti ha visto in doccia. No, quello non doveva dirtelo. Doveva parlarti di come gioca a pallone. Mario, ci lasci con un stratatown? Ma molto volentieri. Anche no. Ciao Mario, ci sentiamo più tardi. Ciao.